Bene, oggi dopo aver visto la parte importante dell'elettrodinamica che è l'induzione elettromagnetica, è una delle sue principali applicazioni, cioè il circuito di corrente alternata, oggi vediamo uno, forse il secondo più grande lavoro di sintesi nell'ambito della fisica classica. Il primo è stato quello di Newton, in cui ha sintetizzato in un unico quadro teorico il moto in cielo e il moto in terra. Ha unito cielo e terra tecnicamente, con i principi. Il secondo enorme lavoro di sintesi sono le equazioni di Maxwell, che riassumono in quattro equazioni tutte le proprietà che vanno sotto di elettricità e magnetismo, con una sorpresa che forse vedremo oggi, ma sicuramente esamineremo in dettaglio la volta prossima. Qui sono le sorgenti da cui prendo le immagini e le simulazioni. E questa parte, insomma, è una parte riassuntiva, dovrei dire conclusiva, perché in realtà non è conclusiva, perché è un punto di partenza per qualcos'altro, ma fatemi dire riassuntiva, si basa su due figure di grande importanza. Una che è Michael Faraday, il quale entra nel mondo della ricerca da autodidatta, quindi non aveva una grande formazione. Lui impara la fisica da autodidattica perché lavorava in un negozio di legatoria di libri, e i libri erano tutti scritti in latino, tra virgolette, i libri scientifici erano tutti in latino, per cui ha dovuto impararsi quella lingua e si è studiato la fisica mentre rilegava i libri. Entra all'università grazie all'intervento di Humphry Davy, uno dei più grandi chimici dell'epoca, e il suo primo incarico all'università era quello di pulire le provette nel laboratorio di chimica. È diventato probabilmente il più abile sperimentatore, almeno nell'ambito della fisica classica. Si è occupato di tantissimi argomenti, in particolare di tutti i fenomeni che coinvolgevano l'elettricità e anche il magnetismo, e si è raccolti in un manuale circa 700 esperimenti. Però la sua formazione matematica era molto carente. Okay? Tutta questa mole sperimentale di osservazioni, misure, via dicendo, è stata studiata a fondo da un altro suo contemporaneo, James Clerk Maxwell, invece scozzese, che aveva invece una robustissima base matematica e il quale ha estratto, ha sintetizzato, ecco meglio, le proprietà del campo elettrico e magnetico in quello che va sotto uno dei più grossi lavori di fisica teorica dell'epoca e anche attuale, che è il trattato sull'elettricità e il magnetismo. In quell'opera, in realtà, le equazioni fondamentali sono 20, successivamente sono state ridotte a 4 perché molte erano legate l'una alle altre. Quelle principali sono 4, che oggi vediamo. Ok? Bonus di questo, ecco perché questo è uno dei più grandi lavori di fisica matematica o di fisica teorica, se preferite, sicuramente degli ultimi tempi, degli ultimi secoli, perché sulla base delle proprietà di quelle equazioni, ecco la potenza della matematica, Maxwell ha previsto l'esistenza, okay, di un fenomeno fisico, che sono le onde elettromagnetiche, che è stato successivamente verificato sperimentalmente da Hertz in Inghilterra e da Augusto Righi in Italia, quasi simultaneamente. E quindi quel set di equazioni non solo raccolgono tutta la mole, tutta l'esperienza in ambito elettrico e magnetico, ma B, ne danno il quadro teorico di riferimento e C, prevedono, anzi, rispondono per la prima volta alla domanda che cos'è la luce, cioè mostrano come la luce è un'onda elettromagnetica, quindi uniscono elettricità, magnetismo e ottica, quindi tre enormi capitoli di fisica, li collocano in un unico quadro interpretativo. Vi ho svelato il colpevole subito. Di solito si fa alla fine, ma insomma va bene lo stesso. Per darvi insomma la portata di questo lavoro teorico. Okay? Cominciamo con la prima equazione.
Diciamo di cominciare da quella più semplice, che è quella relativa, le quattro equazioni sono due per quanto riguarda il flusso dei campi, due per quanto riguarda la circuitazione dei campi. Cominciamo dal flusso del campo elettrico. Vi ricordo il concetto di flusso, anche se probabilmente non serve. Intendiamo per flusso di un campo, si può calcolare il flusso di un campo qualsiasi attraverso una superficie, come il prodotto, qui avete un disegno che dovrebbe aiutarvi. Immaginate una superficie piana, per esempio, S, rettangolare per semplicità, e il campo elettrico sulla superficie S. Immaginiamo che il campo elettrico in questa superficie sia omogeneo, cioè abbia lo stesso valore in tutti i punti, e che formi un angolo particolare, qui c'è 30 gradi, ma un angolo alfa qualsiasi, con la normale al piano stesso. Si intende per flusso del campo elettrico attraverso questa superficie il prodotto scalare tra il vettore campo elettrico calcolato in un punto rappresentativo della superficie, okay, e un vettore che rappresenta l'area ed è un vettore che ha un'intensità pari all'estensione della superficie, quindi alla sua area, e come direzione quella perpendicolare al piano dove si trova l'area stessa. Quindi, se preferite, visto che è un prodotto scalare, quindi dà uno scalare, intensità del campo per estensione della superficie, per coseno dell'angolo tra la direzione del campo e la direzione della normale alla superficie. Ok? Normale, perpendicolare, ortogonale sono sinonimi, giusto? Ok, benissimo. Quella è la definizione di campo, di flusso, scusate. Che cosa dice l'equazione di Maxwell relativa al flusso? In realtà è il teorema di Gauss. Sebbene, se io calcolo il flusso del campo elettrico con la tecnica che abbiamo appena visto, attraverso una superficie chiusa, detta anche superficie gaussiana, okay, allora quello che trovo è questa grandezza, una quantità proporzionale alla carica totale, quindi la somma algebrica di tutte le cariche interne alla superficie, diviso per una costante che dipende dal mezzo nel quale le cariche si trovano. Se sono nel vuoto, solo epsilon 0, 8,85 per 10 alla meno 12 coulomb alla seconda diviso newton metro quadro, oppure epsilon r per epsilon 0 se sono in un mezzo di costante dielettrica epsilon r. Okay? Qual è il bonus enorme di questa equazione? È il fatto che il flusso del campo non dipende dalla forma o dall'estensione della superficie. Perché? Semplicemente perché dato che il flusso geometricamente o intuitivamente è legato a quante linee di forza attraversano la superficie, le stesse linee di forza che attraversano la superficie, che potrebbe essere per esempio una sfera concentrica con la carica, sono le stesse che attraversano qualsiasi altra superficie, a patto che non contenga altre cariche. Quindi quello che conta è la quantità totale di carica interna alla superficie. Okay? Questo è intimamente legato a che cosa? Al fatto che il campo elettrico ha una sorgente, che sono le cariche, okay, e che va come l'inverso del quadrato della distanza. Se il campo elettrico fosse un campo proporzionale, che ne so, all'inverso del cubo della distanza, questo teorema non sarebbe vero e il flusso dipenderebbe anche da quanto è estesa la nostra superficie, cioè tecnicamente dal raggio della sfera. Quindi qui dentro sono racchiuse due proprietà fondamentali del campo elettrico. Prima, esistono le sorgenti di campo, cariche positive o negative. E non per niente il segno del flusso è identico al segno della carica totale interna. Quindi se ho una carica positiva, il flusso è positivo, quindi intendiamo un flusso uscente. Se la carica interna totale è negativa, ho un flusso entrante, quindi un flusso negativo. A e B. Il fatto che il flusso non dipende né dalla forma né dall'estensione della superficie chiusa è legato essenzialmente al fatto che il campo elettrico di una carica puntiforme decresce, cala, come l'inverso del quadrato della distanza. Se così non fosse, qualsiasi altra potenza avesse quella dipendenza del campo della carica puntiforme della distanza, il teorema di Gauss non sarebbe vero. Cioè sarebbe vero in un'altra forma. Quindi se dovesse dipendere dalla forma, dalla dimensione della superficie, non servirebbe praticamente a niente. Ok?
Okay, questa equazione racchiude in sé queste due informazioni fondamentali. Ok? Molto bene. La seconda equazione riguarda la stessa proprietà, cioè la grandezza che abbiamo chiamato flusso, ma per il campo magnetico. Anche in questo caso abbiamo il flusso come prodotto scalare tra vettore area e vettore campo. Se, per il campo elettrico non l'abbiamo detto, ma in realtà si applica anche al campo elettrico questo discorso, se sulla superficie, invece che avere un campo omogeneo, ho un campo che varia da punto a punto, allora cosa faccio? Frammento la superficie in tanti piccoli elementi infinitesimi, all'interno dei quali assumo o presumo che il campo sia omogeneo e quindi è facile fare il prodotto scalare, e poi integro, sommo, cioè questi microflussi su tutta la superficie. Quindi faccio tecnicamente quello che si chiama un'integrale di superficie. Ok, attenzione, il flusso posso calcolarlo per una superficie qualsiasi, aperta o chiusa, non ha importanza. Il teorema sul flusso, cioè la legge di equazione di Maxwell per il campo elettrico e per il campo magnetico, si applicano a superfici chiuse. Questo è fondamentale. Per il campo magnetico, diversamente dal campo elettrico, abbiamo un comportamento diverso. Perché? Vi ricordate la proprietà, una delle prime proprietà, anche storicamente una delle prime notate? Se prendo una calamita, un magnete naturale, e lo taglio a metà, non lo tengo il polo sud da una parte e il polo nord da quell'altra. Okay? Non posso isolare i poli magnetici. Okay? Anche se dal punto di vista della fisica teorica questo sarebbe possibile, cioè sono concepibili come anomalie o punti particolari nella struttura spazio-temporale dell'universo. Però lasciamo stare questa complicazione. Tecnicamente, se taglio a metà la calamita, ottengo due calamitine più piccole. Questo cosa significa? Beh, se guardiamo le cose dal punto di vista microscopico, qui ci aiuta questo elettromagnete, questo è qui il magnete è prodotto in realtà da un solenoide, qui vediamo che le linee di forza in realtà vanno anche dentro il magnete, non so se riuscite a vederle, qui sono abbastanza fitte, no? Quindi qui, questa zona del solenoide che si comporta come il polo nord magnetico e questa no zona che è come il polo sud magnetico, in realtà hanno linee di forza nel sud entranti, nel nord uscenti e continuano sia dentro che fuori. Detto tecnicamente, le linee di forza del campo magnetico, diversamente da quello elettrico, sono curve chiuse, non hanno una sorgente. Non posso isolare il campo. Il polo sud o il polo nord, come facciamo invece per le cariche elettriche, che possiamo ben isolarle e per esempio circondarle da una superficie gaussiana che racchiude solo una determinata carica piuttosto che un'altra. Qui, avendo linee di forza chiuse, cioè che non hanno un'origine o una fine, ok? Qui un'altra figura che vi mostra le linee di forza. Tante linee di forza entrano nella mia superficie, tante ne escono. Immaginate, torniamo un attimo indietro. Ecco, una situazione di questo tipo. Qualunque superficie chiusa prendiate, qui potevo mettere un disegno, ma ahimè non l'ho messo. Qualunque superficie chiusa prendiate, tante linee entrano, tante linee escono. Non posso fare una superficie che contenga solo il polo nord, perché il polo nord non c'è. Non esiste il polo nord da solo, il polo sud da solo. Quindi se io prendo una sfera e racchiudo la parte destra di questa elettrocalamita e ho una superficie chiusa, le avrò, dato che le linee di forza sono sempre chiuse, tante linee entrano, tante linee escono. Quindi automaticamente questo cosa significa? Significa che il flusso delle linee di forza, o meglio, il flusso del campo magnetico B attraverso qualsiasi superficie chiusa, non importa come è fatta, quanto grande, quanto piccola, basta che sia chiusa, è zero. Tante linee di campo entrano, tante linee di campo escono. E dato che quelle che escono le prendo col segno più, quelle che entrano col segno meno, se una entra e la stessa anche esce, ciascuna linea mi darà un contributo nullo. Sommo su tutto il campo, su tutta la superficie, ho sempre comunque zero. Ok? Qual è il messaggio fisico che sta sotto a questa equazione? Questa cosa ci dice, attenzione, le linee di campo del campo magnetico sono curve chiuse. Il campo magnetico non ha sorgente.
sorgenti isolabili tecnicamente. Ok? Ma qui c'è un video che vi illustra questo quanto vi ho appena detto, ve lo lascio, vi lascerò il link se volete vederlo, andiamo avanti. Terza equazione. La terza e la quarta equazione riguardano, abbiamo visto nelle prime due, il flusso dei campi, adesso vediamo le circuitazioni dei campi. In particolare per quello elettrico abbiamo visto, lavorando con i circuiti, la forza elettromotrice. Che cosa si intende per forza elettromotrice? Beh, se ho un circuito elettrico, la forza elettromotrice tra due punti del circuito, ok, è il lavoro svolto dal generatore del circuito, o meglio ancora dal campo elettrico, per spostare la carica da un punto all'altro, dal punto iniziale a quello finale. Quindi, se il campo elettrico a priori non è detto che sia omogeneo, quindi parlo, mi conviene parlare in termini di grandezze infinitesime, se i due punti sono abbastanza vicini da poter assumere che il campo elettrico non cambi tanto, il lavoro infinitesimo fatto dal generatore del campo sarà uguale al prodotto tra la forza che agisce sulla carica per lo spostamento infinitesimo tra il punto iniziale e il punto finale, diviso per la carica. Quindi questa tecnicamente è un'energia, un lavoro, se preferite, per unità di carica, joule diviso coulomb, che abbiamo chiamato a suo tempo volt. Ok? Che cosa succede se faccio questo tipo di calcolo per il campo elettrico? Se immagino un percorso chiuso per le cariche, immaginiamo un circuito, ok? Allora abbiamo visto che se seguo il moto delle cariche, per esempio se andiamo nel verso della corrente, allora qualsiasi sia la sorgente fisica che muove le cariche, questa si comporta come un campo elettrico, che le muove lungo il percorso chiuso, che evidentemente sarà occupato da un conduttore, okay? E il lavoro lungo questo percorso non è altro che la forza elettromotrice calcolata lungo, qui abbiamo ad esempio una spira, fatta da un conduttore. Okay? Lungo questa spira sarà presente un campo elettrico perché è quello che muove le cariche e la forza elettromotrice non è altro che un integrale. Questo tondino sta a indicare il fatto che il punto di partenza coincide col punto di arrivo, cioè lungo un percorso chiuso. Non importa quanto complicato, se è una semplice circonferenza o se è fatto in chissà quale modo, basta che sia chiuso. Allora prendo come forza elettromotrice lungo il percorso chiuso come l'integrale di linea con questo tondino del prodotto scalare tra campo elettrico per spostamento infinitesimo sommato su tutti gli spostamenti infinitesimi. Ok? Questo è quello che definiamo come forza elettromotrice, qui applicata a un percorso chiuso perché abbiamo lavorato sui circuiti. D'accordo? E questa, per esempio, potrebbe essere prodotta da un generatore, ma anche da un campo magnetico variabile, che abbiamo la calamita che si avvicina o che si allontana dalla nostra spira. Se questa è l'origine della forza elettromagnetica, allora la forza elettromotrice, cioè l'integrale di linea chiuso del campo elettrico, quindi dei lavori infinitesimi per unità di carica, non è altro che il meno sta a indicare il meccanismo di feedback noto come legge di Lenz, è una grandezza proporzionale o data dalla quanto rapidamente nel tempo cambia il flusso del campo magnetico attraverso quel percorso, o meglio, concatenato a quel percorso. Ok? Qualunque sia il percorso, non importa quanto semplice o quanto complicato, basta che sia un percorso chiuso e attenzione, il flusso del campo magnetico B si calcola attraverso la superficie A che ha come bordo il percorso di integrazione di questa grandezza. Attenzione, le due cose sono legate. Ripeto, un campo magnetico che abbia un flusso variabile attraverso una determinata superficie, che ha un valore, un'estensione A e un bordo, che in questo caso chiamiamo, boh, un percorso, non c'è neanche la lettera, ma un percorso C. Fa sì che lungo questo percorso, se calcolo la forza elettromotrice, cioè
l'integrale di linea chiusa del prodotto scalare tra campo elettrico e spostamento lungo quel percorso, le due cose sono legate da questa equazione. Mi preme sottolineare il fatto che la superficie attraverso cui calcolo il campo magnetico e il percorso attraverso cui calcolo la forza elettromotrice sono legati. Il percorso chiuso è il bordo della superficie attraverso cui calcolo il flusso del campo magnetico. Okay? Le due cose sono legate, ovviamente. Questa non è altro che la legge di Faraday-Neumann-Lenz. Okay? Attenzione! Non so se l'avevamo visto a suo tempo quando abbiamo visto questa equazione nell'ambito dell'induzione elettromagnetica. Il fatto che qui ci sia, in questa regione dello spazio, c'è un campo magnetico variabile, perché? Perché si avvicina questo calamita con questa orientazione o con quest'altra indifferente, okay? Produce in questa regione dello spazio un campo elettrico comunque, che poi questo mi permette di calcolare la forza elettromagnetica, la forza elettromotrice sulle cariche, è un altro paio di maniche. Mi spiego meglio. Se io qui tolgo questa spira, ok, quindi lì non ci sono più le cariche, ma vado a misurare il campo elettrico nelle posizioni occupate dalla spira, trovo un campo elettrico comunque. Quando ci metto lì una spira, quella diventa sede di una corrente, conseguenza dell'induzione elettromagnetica. Però lì un campo elettrico variabile c'è lo stesso. È come quando abbiamo studiato il campo elettrico, no? Se io prendo, che ne so, una carica elettrica in questa posizione, con uno strumento qualsiasi misuro la forza che c'è su questa carica, e faccio il rapporto forza diviso campo, trovo il campo elettrico E. In questo punto, in questo punto dello spazio, in questo istante di tempo. Ma se dopo aver misurato la forza, io tolgo la carica, lì il campo elettrico c'è lo stesso. Non è che c'è solo se ci metto la carica. Okay? Mettere la carica e misurare la forza è solo un modo che ho per esplorare se e dove c'è campo elettrico. E qui è uguale. La presenza di un campo magnetico variabile, di flusso variabile, fa sì che esista nella nostra spira, nel nostro circuito, una forza elettromotrice indotta. In realtà è a monte c'è un campo elettrico che produce questa forza. Anche se io togliessi questa spira, in questa posizione dello spazio, ho comunque un campo elettrico che ha questa caratteristica. Quindi, questa particolare relazione tra campo magnetico variabile e campo elettrico non è legata tanto al fatto che ci sia un circuito e quindi lì ho una corrente elettromagnetica, una corrente elettrica indotta. Qui lì il campo elettrico viene prodotto comunque. Poi io lo visualizzo, o se volete lo sfrutto, mettendoci lì un circuito e quindi producendo corrente elettrica per induzione. Ok? Qui c'è un altro filmato, ve lo lascio vedere, poi scusate il volume, magari lo abbassiamo un po' per evitare altri shock. Ecco. Okay. La successiva e ultima legge di Maxwell, l'equazione di Maxwell, riguarda la circuitazione, ma stavolta del campo magnetico, altrimenti nota a suo tempo denominata legge di Ampère. Immaginate di avere un filo percorso da corrente, eccolo qua, corrente I. Abbiamo visto che questo filo percorso da corrente produce un campo magnetico che ha una struttura geometrica piuttosto semplice. Le linee di forza del campo sono delle circonferenze che stanno su un piano perpendicolare all'asse che definisce il filo percorso da corrente e hanno una particolare orientazione, regola della mano destra. Per cui, se calcolo la circuitazione del campo, quindi il prodotto scalare tra campo magnetico per percorso lungo una circonferenza concentrica al filo e nel piano perpendicolare al filo, non trovo una grandezza proporzionale alla corrente concatenata. Questa I, C sta per concatenata. Che significa concatenata? Significa che
Se io prendo, attenzione, una qualunque superficie che abbia il percorso di integrazione come bordo, in questo caso per esempio la circonferenza, questa qua più esterna, allora sono concatenate tutte le correnti che perforano, che attraversano questa superficie, indipendentemente da come è fatta la superficie. Potrebbe essere questo il mio percorso di integrazione, potrebbe essere la superficie del cerchio, ma potrebbe essere anche una cosa fatta così, o fatta in modo strano. Non importa, qualunque superficie che abbia quello come bordo, che in questo caso ovviamente non può essere una superficie che non è aperta, ma quello come bordo. Se fosse aperta, bordo non ce l'avrebbe. Questo, qualsiasi superficie ha la sua importanza, a breve lo vedrete. Ok? E quindi c'è una relazione tra la circuitazione del campo magnetico e la corrente di conduzione concatenata al circuito. Attenzione, qui parliamo, a quando abbiamo incontrato la legge di Ampère per la prima volta, questa corrente è prodotta da cariche in moto. Corrente di conduzione, cariche che attraversano fisicamente la superficie. Ok? Qual è il problema? Ci sono situazioni in cui questo viene messo in crisi. Immaginate un sistema di questo tipo. Ho un condensatore, qui ho due dischi piani paralleli collegati dal filo conduttore. Immaginate la corrente che entra nel disco superiore in questo modo e poi prosegue in quello sotto. Allora, questo particolare sistema ha una corrente di conduzione concatenata alla superficie S1, ma nessuna corrente concatenata alla superficie S2. Non so se riuscite a vedere le due superfici diverse. Una è fatta così. Qui c'è un altro condensatore, due piatti paralleli. Qui entra la corrente, qui esce, la stessa. Se io prendo un circuito, una circonferenza che circonda il filo conduttore in questa posizione, ho una prima superficie che è questa, chiamiamola S1, e questa viene attraversata da I. Qui sono cariche in moto. Ma posso prendere anche questa, una che si trova tra i due piatti del condensatore, chiamiamola S2, attraverso questa superficie la corrente concatenata è zero. Non c'è nessuna carica che attraversa questa zona dello spazio. E quindi come devo intendere la legge di Ampère? Che la corrente concatenata ha qualche problemuccia, cioè lì non funziona, c'è un paradosso, perché ho due superfici diverse che hanno lo stesso bordo, a una è concatenata una corrente e all'altra no. Come se ne viene fuori? Beh, vediamo più in dettaglio come è fatta la nostra corrente. Il fatto che sull'armatura superiore del condensatore arrivi corrente fa sì che la carica sul condensatore cambi. Abbiamo già visto questa equazione milioni di volte. La corrente nel nostro filo vale quanto rapidamente cambia la carica sul condensatore. Okay? Ma sul condensatore per induzione si carica positivamente quello sopra e si carica negativamente quello sotto. Quindi si crea un campo elettrico. Un campo elettrico omogeneo. Quanto vale questo campo elettrico? Beh, è dato istante per istante dalla densità di carica su ciascuna delle due facce, una opposta all'altra, diviso Y0 se siamo nel vuoto. Quindi sarà carica sul disco diviso area del disco diviso Y0. Okay? Quindi, di conseguenza, la carica su ciascun piatto può essere calcolata come Y0 se sono nel vuoto, per l'estensione del nostro disco, per il campo elettrico che è omogeneo, lo stesso valore dappertutto. Ma
Area per campo elettrico è il flusso del campo elettrico nella regione compresa tra i due piatti del condensatore. E questo posso sfruttarlo qua dentro, cioè nel calcolo della corrente. Posso mettere in relazione quindi la corrente che nella zona che attraversa S1 è una corrente di conduzione. Nella regione tra i due piatti del condensatore ho un altro tipo di corrente che fisicamente ha le stesse dimensioni, ampere, della corrente di conduzione, ma è una corrente di un altro tipo. È una corrente, è un ente fisico che si comporta come una corrente, ma in realtà è legata al fatto che ha un campo elettrico che ha un flusso variabile. Questa particolare corrente, strana se volete, Maxwell l'ha chiamata corrente di spostamento, che non è legata al moto di corrente di carica elettrica, moto fisico di corrente elettrica, di cariche elettriche, ma è legata alla variabilità temporale del flusso del campo elettrico attraverso una determinata superficie. Quale superficie? Beh, quella stessa che ha il circuito che calcolavamo prima come bordo. Quindi, che io prenda S1, in questo caso ho una corrente concatenata dovuta al moto fisico di cariche elettriche, o che prenda S2, in quel caso la superficie S2 ha una corrente concatenata che non è dovuta al moto di carica fisicamente in moto, ma è dovuta a una particolare forma di corrente legata, prodotta o causata o mimata, se preferite, da un campo elettrico variabile. La rapidità con cui cambia il flusso del campo elettrico attraverso la superficie, che ha quella particolare circuito come bordo, produce una corrente concatenata che va tenuta in conto quando calcolo la circuitazione di B. Quindi devo estendere o generalizzare, se preferite, l'equazione di Ampère in questo modo. La vecchia versione teneva conto solo delle correnti di conduzione, questo ci sta sia per concatenato che di conduzione. Adesso devo ampliare questo concetto inserendo anche la possibilità che la circuitazione del campo magnetico sia legata non solo a correnti di conduzione a carica in moto, ma anche a campi elettrici variabili. Un campo elettrico variabile, meglio, un campo elettrico che abbia un flusso variabile attraverso una determinata superficie, che abbia un bordo, in questo caso C, produce una circuitazione non nulla del campo magnetico. Quindi attenzione, la precedente legge di circuitazione diceva, attenzione, se tu hai un campo magnetico che ha un flusso variabile, questo produce un campo elettrico. Questa dice esattamente l'inverso. Produci un campo magnetico se hai un campo elettrico che ha un flusso variabile. E quindi i due campi sono intimamente legati l'uno all'altro. Le due leggi della circuitazione, mentre i flussi sono uno per campo elettrico per conto suo, uno per campo magnetico per il conto suo, le due leggi della circuitazione fondono i due campi. Dicono, guarda che i due campi sono in realtà l'uno che va a braccetto con quell'altro. Perché se uno cambia, produce l'altro e viceversa. Ok? Qui c'è un altro video. E quindi, riassumendo, abbiamo le quattro equazioni, due per il flusso, due per la circuitazione, che unitamente alla forza di Lorentz, cioè quella che mi dice come si muovono le cariche in presenza di un campo elettrico e di un campo magnetico, racchiudono l'intera tecnologia elettrotecnica. Tutti i dispositivi di natura elettrotecnica, non elettronica, attenzione, sono conseguenza di queste quattro equazioni. Qui dentro c'è tutto. Qui normalmente, nei testi soprattutto del liceo, li si dà in forma integrale, in realtà, okay, cioè in forma, diciamo, non locale. In realtà c'è una formulazione che è quella che si usa nella maggior parte dei casi, ripeto, dal punto di vista dell'elettrotecnica, quindi dell'elettromagnetismo, quindi sia della tecnica che della fisica che sta sotto, si usa questa, che è la forma differenziale.
dove questi strani simboli, questi strani geroglifici, non sono altro che derivate. Uno, questo delta rovesciato, è un operatore di derivazione in tre dimensioni, quindi tiene conto della variazione del campo elettrico sia nell'asse x, y e z. E qui, questo, vedete, questa specie di rovesciata è una delta minuscola, dà la dipendenza temporale del campo magnetico quando il campo è dipendente non solo da T ma anche da altre grandezze. Questa si chiama derivata parziale. E si applica quando si hanno funzioni di più variabili. Okay, ma insomma, l'essenza è la stessa. Cosa dicono queste equazioni? Dicono che i campi elettrico e magnetico sono intimamente collegati. In particolare, questo lo vedo nel vuoto, cioè se sono lontano da cariche e da correnti, quindi tolgo l'entità di carica, tolgo la corrente di conduzione. Le quattro equazioni mostrano un comportamento estremamente simile, quasi come se il campo elettrico e magnetico si potessero scambiare. Mettono in risalto, ripeto, la natura intimamente connessa tra i due campi. Questo, quando questo succede in fisica, non è mai un caso. Questo è un messaggio che ci mandano il campo magnetico e il campo elettrico molto profondo. Perché esiste questo legame? Qual è il motivo? O meglio, c'è un motivo più profondo del fatto che i due campi siano così legati? La risposta ovviamente è sì. E la conseguenza di questo motivo, la vedremo a breve, è il fatto che le nostre concezioni di spazio, tempo ed energia sono vecchie, sono limitate, vanno bene in alcuni casi, ma in generale no. Questo significa, guarda, che la struttura dello spazio-tempo è diversa da come l'hai pensata fino ad adesso. Ed è questa che genera questo legame. Per gli amici, la relatività ristretta. Il nocciolo, il cuore della relatività, il primo passo è qui. Infatti, il primo articolo che Einstein scrive sulla relatività si intitola, non si chiama Teoria della relatività, si intitola Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento. La parola relatività non figura neanche nel titolo. Okay? Quindi andremo a indagare del perché esiste questo legame A e B, se questi campi sono così legati. In generale, nel vuoto, equazioni di Maxwell. Che cosa succede quando produco un campo variabile? Immaginate di avere un cavo che conduce corrente elettrica variabile, corrente alternata. Beh, allora attorno a questo cavo, legge di Ampère, si forma un campo magnetico variabile. Ma questo campo magnetico variabile produrrà un campo elettrico variabile, che produrrà un campo magnetico variabile a sua volta. Cioè la variabilità di un campo associa l'altro campo e viceversa. Cioè si produce un disturbo, una variazione, una fluttuazione in questi due campi che si propaga nello spazio e che chiamiamo onda elettromagnetica. Come facciamo a dimostrare questo? Questa è un'intuizione, un suggerimento. Che percorso ha fatto Maxwell per arrivare lì? Per capirlo dobbiamo entrare nella mente di un genio, ma questo lo faremo la prossima volta. Non perdete i prossimi episodi. Per adesso vi lascio con la suspense. Ci sono domande?